Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone. Si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro. Allo svincolo di Capaci è avvenuta l'esplosione. Nell'anno Domini 2018, noi abitanti di questo ingiusto bel paese cantiamo le gesta di mitici eroi che han combattuto la mafia tra le offese. Famoso tra questi il valoroso Falcone, che ha mostrato agli onesti come combatte un leone. Prima di loro tragici martiri, alcuni pensavano si trattasse di Arachiri. Dopo il loro immane sacrificio non si capiva chi ci fosse dietro al maleficio. Si negava l'esistenza di cosa nostra che si arricchiva indisturbata a casa nostra. Troppi anni per capire i molti danni causati da una cosca criminale. Spina nel fianco del nostro Viminale, alimentata dalle forze del male. Capaci di reagire a questo modo di agire, capaci di reagire a chi ci vuol tradire, capaci di reagire a chi sa solo aggredire, capaci di reagire a una violenza senza fine. Non son bastati 70 anni di costituzione per domare la mafiosa organizzazione. La pavidità è la fonte della criminalità, il coraggio alimenta la fiamma della libertà. Per fortuna ci pensano Libera e Don Ciotti a reprimere la mafia e i suoi picciotti. In Italia bisogna morire ammazzati per essere acclamati. Acclamati. Lo dimostrano le storie di impastato, Mattarella, Dalla Chiesa, La Torre, Grassi, Puglisi, Morvillo, Falcone e Borsellino, accomunate da un tragico destino. Capaci di reagire a questo modo di agire, capaci di reagire a chi ci vuol tradire, capaci di reagire a chi sa solo aggredire, capaci di reagire a una violenza senza fine. Siamo orgogliosi e fieri dei nostri giudici, giornalisti, imprenditori, carabinieri, magistrati, militari, politici, poliziotti, finanzieri, che rischiano o perdono la vita oggi come ieri. Le vittime sono tutte uguali, straordinarie creature con le ali, con le ali. Quanto dolore provano donne e bambini, vedove orfani per colpa dei padrini. Prima o poi apparirà l'arcobaleno che spazzerà via la mafia e il suo veleno. Uomini, ominichi e qua quara qua, ognuno decide da che parte sta. Voi ndranghettisti, camorristi e mafiosi, dimostrate di essere coraggiosi, abbandonate la strada della criminalità, scegliete la via della pace e dell'onestà. E dell'onestà. Pentitevi. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Capaci di reagire a questo modo di agire, capaci di reagire a chi ci vuol tradire, capaci di reagire a chi sa solo aggredire, capaci di reagire a una violenza senza fine.